Bentornati amici, su CapCut PC sono presenti tantissimi font per modificare il tuo testo, ma in molti mi avete chiesto come fare ad aggiungere i font che non sono presenti. È davvero semplicissimo e scopriremo come fare in un paio di minuti. E se il video ti piacerà, ricordati di mettermi un like e se ancora non l'hai fatto, è arrivato il momento di iscriverti al canale. Allora, siete pronti? Sigla! Iniziamo rapidi. Da un qualsiasi browser rechiamoci sul sito dafont.com. Qui ci ritroveremo tantissimi font da scaricare, divisi per lettera, categoria, guardate per esempio, mettiamo natura, oppure old school. Possiamo cercarlo direttamente se sappiamo il nome del font, oppure scendendo in basso troveremo gli ultimi caratteri aggiunti recentemente. Ecco, diciamo che voglio scaricare Nicholas, mi basta premere su scarica. E continuo l'operazione per tutti i font che vorrò aggiungere in seguito su CapCut. Ecco, scarico anche Street Explorer. Il prossimo step sarà andare a installare i font scaricati. Apro il file RAR e premo sul file OTF. E continuo cliccando su Installa. Tutti i caratteri installati finiscono direttamente sul sistema operativo. Ora, perciò, non ci resta che andare ad aprire CapCut e creare un nuovo progetto. E inserisco un testo su questo video. Utilizzo quello predefinito. Ho aggiunto anche un secondo elemento testo. In questa maniera potrò utilizzare sia il font Nicholas che Street Explorer. E allungo entrambi gli elementi per farli durare come il video. Adesso non mi resta che andare su carattere, chiudere quelli preset che non mi interessano e scorrendo tra i caratteri di sistema mi ritroverò sia Nicholas, eccolo qui, che Street Explorer. E voilà. E potrò lavorare sugli elementi come sempre. Se non sai come utilizzare CapCut per PC, puoi guardare un mio vecchio video che ti lascio qui sotto in descrizione. Per ciascun elemento potrò cambiare le dimensioni utilizzando i cursori, applicare il grassetto, cambiare il colore, cambiarne l'opacità e tanto altro. Ovviamente a ciascun elemento potremo inserire degli effetti in entrata, in uscita oppure continui. Per il resto ti ringrazio per la visione e ti aspetto nel prossimo tutorial. Ciao!